Buongiorno, come state? Spero che la vostra settimana stia andando bene. Io mi sto preparando perché tra poco devo uscire insieme a Fede, che è a casa solo questa mattina perché dobbiamo mettere il satellitare sulla macchina. Quindi tra poco usciamo, andiamo appunto là, facciamo colazione, dobbiamo aspettare un'oretta che sia tutto pronto, facciamo anche un po' di spesa. Almeno intanto iniziamo a lasciare Bailey un po' da sola. Come vi dicevo già nelle scorse volte, comunque è stata già un po' da sola ogni tanto, però non tantissimo, cioè, e non avevamo ancora la telecamera che ho ordinato su Amazon perché voglio vedere quanto ci mette a calmarsi, perché il problema non è tanto lei che sta a casa, ma sono io che sono in ansia, che stia facendo un casino allucinante e che stia rompendo le scatole a tutti i vicini. Vediamo un po' come si comporta oggi, anche perché in questo modo se vedo che comunque si comporta bene, che magari piange per 5 minuti e non ore e ore. Almeno sto tranquilla anch'io, se devo uscire, se devo fare qualcosa, non mi faccio venire le ansie per niente. In realtà devo anche un po' muovermi e prepararmi. Sto riprendendo un po' i boccoli che ho fatto ieri e sto usando la GHD Curve. Sì, niente da fare, questa rimane comunque la mia preferita per fare i boccoli. Ne ho provate altre, mi piace molto anche la Soft Tongue, però quella secondo me è perfetta se avete i capelli molto lunghi perché fa delle onde morbide. E questa invece le fa un pochino più definite e un po' più alte, quella invece le fa molto basse. Questa settimana sono ufficialmente ritornati i miei orari classici, cioè in realtà anche un pochino più soft rispetto al solito, perché appunto come vi dicevo sto facendo un po' meno questo mese, proprio perché così voglio insegnarle tutto quanto. E lei però si sta abituando molto bene. Anche comunque quando mi metto a registrare, tipo ieri mattina mi sono messa a registrare un video e dei contenuti, si è messa qui sul tappeto, sulla mia ciabatta. Si è sdraiata proprio sopra la mia ciabatta e si è messa a dormire. Però questa cosa mi ha fatto capire che forse le basta la ciabatta, perché ho provato a seguire il vostro consiglio degli indumenti che magari hanno l'odore, quindi magari si tranquillizza così. Però non ha tanto funzionato perché se li mangia, cioè inizia a mordicchiarli e non voglio insegnarle a mordere i vestiti. Anche perché poi diventerebbe molto difficile insegnarle la differenza fra, che ne so, il vestito che gli dai tu per dormire e tutti gli altri vestiti. Appunto, la soluzione sembrerebbe essere la mia ciabatta. L'unica cosa è che anche quella tende un po' a morsicarla, un po' a distruggerla. E sinceramente non mi interessa nulla della ciabatta perché le sto dando quelle di Primark che ho pagato tipo 3 euro anni fa, che ho ancora giusto però di nuovo non voglio insegnarle che può mordere quello che vuole. Però spero vivamente che con la telecamera, magari vedendo che comunque si tranquillizza dopo un tot, almeno un po' meno ansia io di uscire, di lasciarla un po' da sola, anche perché non è ancora abituata a uscire. L'abbiamo portata magari a casa di mia mamma, a casa dei genitori di Fede, ma non in giro. Anche perché durante la passeggiata che facciamo qua in giardino i livelli di concentrazione non sono altissimi. Adesso invece appena vede una persona lei pretende di essere salutata. Cioè piange, abbaia se quella persona non la saluta. Quindi deve capire che comunque non, cioè, un conto è farlo qua in giardino con i vicini di casa e va benissimo, ma un conto è farlo tipo in centro da qualche parte con tutte le persone che devono assolutamente salutarla, cioè non ce la caviamo più. Quindi vediamo un po' come funziona questa cosa e vediamo anche, che ne so, magari in qualche parchetto così come riusciamo a gestirla. Ma poi stamattina, visto che appunto Fede è a casa solo questa mattina, ne approfittiamo per registrare anche un video perché Fede mi ha fatto una mystery box su Shein. So che secondo me non ha senso aprirla da sola, perché non so, cioè sono tutte cose per la casa, quindi almeno lui mi spiega cosa ha preso e perché. Adesso al volo vado a mettere questo fondotinta qui di Charlotte Tilbury, che è il Beautiful Skin, che mi sta piacendo una matti, cioè lo sto veramente amando, mi piace tantissimo. L'unica cosa è che è molto luminoso, quindi devo per forza usare la cipria di Laura Mercier perché sennò si luce da subito su di me. Ah, ieri finalmente abbiamo ordinato la friggitrice ad aria. Vedo le persone che non fanno altro che parlarne benissimo. Quindi ci è venuta la curiosità. Abbiamo deciso di ordinarla, arriverà domani. E penso che la proveremo domani sera o domenica pranzo. Uso Bare Minerals Original Medium 3C come correttore per le occhiaie, cioè per fare la color correction. Revolution Ultimate Radiant C6 per coprire e illuminare le lunette. Ovviamente Laura Mercier.
Temptation di L'Oreal, Bronze to Paradise. Sopracciglia, mascara e ci sono. Coco Kay di Kylie Cosmetics. Bene, via di corsa perché è tardi. A dopo. Ok, spesa fatta, abbiamo fatto anche colazione e ha pianto un po', ha pianto quasi per un'ora. Boh, non lo so, nella mia testa speravo che avrebbe pianto magari 10 minuti e poi si sarebbe messa a dormire, invece ci ha messo un'oretta buona a ululare costantemente. Vabbè, piano piano penso che ci farò l'abitudine, spero. Adesso sto aspettando Fede che ritiri l'auto, così andiamo a casa, svuotiamo le cose della spesa e andiamo a registrare il video. Anzi, prima devo portare Bailey giù in giardino a farle fare un po' una passeggiata. E poi appunto ci mettiamo a registrare il video. Oggi c'è il sole, ma fa un freddo, mamma mia, le mani ghiacciate, mi fanno male per quanto sono ghiacciate. Devo anche fare le lavatrici, mi sono dimenticata di far partire la lavatrice, ma si può. E devo anche pulire i bagni perché oggi è venerdì, di solito faccio le pulizie il venerdì. Però mi sa che appunto adesso andiamo a casa, facciamo la passeggiata giù in giardino, poi facciamo il video, faccio da mangiare e poi lo edito. Quindi mi sa che faccio le lavatrici oggi, le pulizie invece le faccio domani mattina. Tra l'altro devo anche editare dei contenuti che ho fatto ieri che devo modificare e quindi devo fare anche quello oggi. Però stasera io e Fede andiamo a cena, dopo una vita intera, perché ho un sacco che non andiamo fuori a cena, proprio tantissimo tempo. Almeno usciamo ogni tanto, anche perché lavorando da casa è un po' complicato, diventa solitario. Quindi, cioè, inizi a non rapportarti tanto con le persone. Anche con i lavori normali, ovviamente, entri in una routine. Però a casa, secondo me, diventa un po' limitante proprio per il fatto che non parli mai con nessuno, ovviamente. Quindi diventi col tempo sempre un po' più asociale, diciamo. Quindi, insomma, ti dimentichi com'è il mondo esterno e più stai in casa e più vuoi stare in casa. Infatti, come vi dicevo l'altra volta, adesso sto guardando al posto con le Kardashian. Non lo so, vederle uscire sempre costantemente quando vedo queste serie TV in cui vedo la gente che esce un sacco. Vabbè, a parte la situazione che c'è adesso in questo momento, dico in generale, no? Se fosse una situazione normale. Mi fa strano vedere le persone che escono così tanto perché io non sono più abituata a uscire. Sono sempre a casa perché lavorando da casa, poi quando finisco di lavorare c'è la questione di ok, ho finito di lavorare, adesso posso rilassarmi a casa. E quindi, cioè, diciamo che ti passa un po' la voglia di uscire, di fare le cose, di vedere gente, eccetera, però diventa sempre più difficile poi uscire nei limiti del possibile, anche perché non è proprio il momento ideale per uscire a farsi giri, però sapete, almeno prendere un po' di aria, che non sia solo quella del giardino. Non mi farebbe troppo male. Niente, ha detto Fede che sta aspettando le chiavi, quindi ci aggiorniamo più tardi quando penso, quando avremo finito di fare il video. Oh, che brava. Allora, abbiamo finito di fare un sacco di cose. Abbiamo mangiato, vabbè, abbiamo fatto la spesa, abbiamo mangiato, abbiamo fatto la passeggiata giù. Tra l'altro, tra poco è ora di andare giù un'altra volta. Pausa nanna, io ho editato il video che abbiamo fatto stamattina io e Fede e sto facendo altre cose al computer. Niente, quindi adesso penso che farò pausa per andare giù da Bassa a portarla, visto che si è un pochino svegliata dal riposino. Tra l'altro, ecco, sto cercando proprio di capire gli orari giusti in cui portarla, perché è un casino, cioè sto cercando, siccome voglio insegnarle a fare i bisogni giù, però non mi interessa che le faccia soltanto giù al momento, perché comunque ha solo 3 mesi, quindi non voglio portarla giù di notte o la sera o il mattino presto, ma non per me, perché comunque ho paura che prenda troppo freddo e non mi sembra proprio, cioè non mi sembra il caso solo per obbligarla a fare i bisogni fuori, anche se la fa sulla traversina fino a che non arriva a 5 mesi, sinceramente non mi interessa. Mi interessa soltanto farle prendere un po' il ritmo, farle capire che esiste il fuori, come ci si comporta fuori, tutte queste cose qui. Solo che devo capire come fare ad azzeccare gli orari, perché non so se darle degli appuntamenti fissi, quindi che ne so, la mattina 8:30, 12, 15 o 16 e 18 per dire, o se calcolare in base a quando lei va a fare i bisogni, perché io sto facendo così, quindi sto calcolando che ne so. Quando va sulla traversina la prima volta al mattino, da lì calcolo le ore in cui portarla. Cerco comunque di tenere gli stessi orari, per esempio la porto giù sempre prima di mettermi a registrare, e, perché comunque è una cosa che farei poi più avanti, quindi portarla giù prima di mettermi a lavorare e dopo tipo a mezzogiorno, quindi mezzogiorno meno un quarto, mezzogiorno meno 10, così.
cosa che poi mano a mano che imparerà a trattenere sempre di più la porterò magari subito dopo pranzo e la sera sarebbe l'ideale, però adesso sto facendo anche il pomeriggio, quindi magari andiamo, che ne so, se siamo andati a mezzogiorno andiamo alle 3 e poi andiamo alle 6. I primissimi giorni, quindi lunedì, martedì, mercoledì, la portavo ogni 2 ore. Però vedo che comunque riesce a trattenerla anche perché avevo, io sto guardando anche un po' i video di addestramento di vari addestratori, eccetera, per tutti i consigli, le cose. Dicevano di portarli giù ogni 2 ore per non rischiare, no? Però vedo che comunque la trattiene tranquillamente almeno 3 ore. Quindi penso che farò ogni 3. Voglio sentire anche un'addestratrice che ha lavorato anche con mia zia per addestrare il suo cane, che mi ha raccomandato tantissimo, tra l'altro me l'ha raccomandata anche un'altra mia amica che è della zona e che ha lavorato sempre con lei. Però devo capire a quanti mesi può iniziare a fare l'addestramento, quindi devo sentirla e vedere cosa mi dice. E niente, quindi adesso penso che la porterò giù e poi mi metto al computer a lavorare ancora un po'. E mi sa che domani andremo a fare un salto da Maison du Monde, perché i miei cognati ci hanno regalato una gift card a Natale e quindi potremmo sfruttarla. Assaggiare anche i tuoi. Abbiamo un boccone. Senti che questa profumo. roba. Quale per condividere? Buongiorno, altro giro, altra corsa, è ora di prepararsi di nuovo. È sabato mattina. Ieri sera siamo andati fuori a cena e Bailey è stata bravissima, l'abbiamo osservata con la telecamera, ha pianto per 5-10 minuti e poi si è messa lì e si è messa a dormire, quindi è stata veramente molto molto brava. Solo che ci siamo resi conto che quando siamo tornati ha fatto la pipì, quindi si vede che si è emozionata troppo, però vabbè, abbiamo visto su internet che comunque è una cosa abbastanza normale. È abbastanza comune, senza, nel senso, è una cosa che imparerà a controllare un po' di più quando crescerà. Ieri sera io ho preso i tagliolini a nero di seppia con, non i gamberi, astice e crema di burrata e agrumi, profumata agli agrumi, era buonissima. E Fede invece ha preso le pappardelle al ragù di cervo con, non mi ricordo cosa, che anche quelle le ho assaggiate, erano buonissime. Ah, e stamattina ovviamente ci siamo svegliati con un ragno gigantesco in salotto. Sto seriamente prendendo in considerazione l'idea di trasferirmi. Sto pensando o di trasferirmi o di prendere un gatto, perché mi sembra che i gatti, mi sembra che mangiano i ragni, se non ricordo male. La vera domanda è perché non uso Candy Cane tutti i giorni della mia vita, perché questo colore è letteralmente stupendo. Cioè, guardate che bello. Niente, adesso penso che andiamo da Maison du Monde. Allora, siamo alla Maison e stiamo cercando qualcosa per spendere la nostra gift card. E Fede ha trovato il sogno della sua vita. Facciamo progressi, abbiamo preso una cuccetta per Bailey, così ne ha una in camera da letto e una da tenere in cucina per quando usciamo. Belle! E abbiamo trovato un vaso sospeso da mettere in salotto per metterci una pianta che Fede vuole da un sacco di tempo. E adesso stiamo vedendo se troviamo anche altro. Siamo tornati a casa, abbiamo mangiato e adesso giochiamo con il Baloo. Il Baloo, guarda come mi ha conciato le ciabatte, guardate che roba. Me le ha masticate tutte, però gliele lascio perché va a dormire sopra le mie ciabatte. Però mentre eravamo in giro è stata brava. Ha pianto un pochino, però era abbastanza tranquilla, si è messa nella sua cuccetta a dormire con la mia ciabatta, l'ha masticata. Ha fatto un po' di casino e quando siamo tornati non ha neanche fatto la pipì, per fortuna. Federico! La cattiveria verso questo povero Baloo che non ha fatto niente di male. Fai sentire la voce. E qui c'è Pancake che si rilassa e dorme. Lascia, lascia. Brava, vai. È più grande di te, cosa vuoi fare? Allora, siamo andati a fare una super passeggiata di un'oretta
E abbiamo incontrato anche degli altri cagnolini. Vorrei dire che la cosa è andata bene, ma non so, secondo te, tu cosa dici? Secondo te è andata bene? È andata bene fin quando il cagnolino ha aperto bocca, perché lei si è spaventata. Sì, poi erano dei cagnolini un po' grossi. C'era un cucciolo, tra l'altro bellissimo, tipo, non era un pitbull, cos'era? Non Il era neanche. cucciolo Quello è grigio. Rottweiler, Forse forse. un Rottweiler, Sì. ma era stupendo, solo che, cioè, si vedeva che era proprio cucciolo, Era e gioccheleroso. esatto, sì, e quindi, boh, cioè, si sono un po' abbaiati e io mi sono spaventata più di tutti. Abbiamo fatto una bella passeggiata, io non mi faccio vedere solo perché sono già in pigiama, lo so, è imbarazzante, ma fa niente. Ho fatto tutto il percorso di ritorno a lagnare perché voleva stare in braccio. No, in realtà un po' meno di un'oretta Come comunque. faceva Bailey? Poi tornati a casa, fatto il riposino, poi l'abbiamo portata giù, noi abbiamo visto Avengers. Vabbè, post doccia, sono già in pigiama come vi dicevo, però fa niente. Comunque noi abbiamo visto Avengers perché vi ho detto che stiamo vedendo tutti i film in ordine cronologico, seguendo proprio la storia. E poi l'abbiamo portata giù da basso, ha fatto tutti i bisognini fuori e basta, doccia. Adesso prepariamo la cena, mangiamo la pizza. Amore, però, cioè non è corretto perché sembra che io sono sempre a cazzeggiare. E tu cucini, fai cose, apparecchi e Ma non si tutto. sente. No, però ti ho ripreso prima mentre apparecchiavi. E io sono qua in pigiama. Solo che mentre faccio il vlog, ovviamente mi siedo, parlo e dico che cosa abbiamo fatto oggi. E tanto la pizza è soltanto da scaldare in forno, quindi niente di strano. Però di solito cucino io, lo giuro. Cioè, il 90% delle volte cucino io, solo che lui ovviamente cucina il 10% delle volte e si diverte un sacco, fa delle ricette molto belle, molto Non è speciali e vero, anche molto buone. lasciagli nella loro convinzione che No. cucino E sempre anche io. molto buone, quindi ovviamente le metto su Instagram, solo che alcune persone pensano che cucini sempre solo esclusivamente tu. Mi ha legato con Addirittura una sai catena di che cucina, devo cucinare. no, addirittura sai che mi hanno chiesto ieri sera, siamo andati al ristorante, ho messo le foto su nelle storie, mi hanno chiesto se avevi preparato da mangiare tu. Sì, l'ho portato io. Ti giuro, mi hanno detto, ma l'ha preparato Se Fede. non faccio da mangiare non mi sfama. Ma bugiardo. È arrivata la friggitrice ad aria. L'abbiamo presa su Amazon. Domani vi faccio vedere che la proviamo per la prima volta e vediamo un po' come sarà. Stavo guardando adesso il ricettario. Vediamo, vorrei provare a fare i peperoni e le zucchine tipo gratinati. Almeno testiamo tutto quanto. Vi faccio vedere però che cosa abbiamo preso da Maison du Monde, perché forse non ve l'ho fatto vedere, cioè vi ho fatto vedere al volo ma non bene. Allora, prima di tutto abbiamo preso questa cuccetta qui che vi ho fatto vedere anche in negozio per Bailey e io l'ho lavata in lavatrice prima, solo che è super profumata. Quindi adesso deve prendere un po' di aria prima che Bailey possa andare effettivamente a dormirci sopra. E vabbè, quindi qui c'è la sua cuccetta normale con questa copertina, che tra l'altro non ve l'ho fatta vedere, ma me l'ha fatta mia mamma per Natale, me l'ha regalata. Devo lavarla, però allo stesso tempo non so mai se lavandola, siccome lei dorme sempre su questa copertina qui, ho paura di levargli il suo odore e che quindi poi mi fa storia. Siccome si sta ancora un po' ambientando, preferisco aspettare un attimo a pulirgliela. Vabbè, qui c'è il balù. Questa casa è un disastro. Di chi è la colpa? È tua la colpa. Piccolo diavolo. Tutte le mie ciabatte in giro perché lei deve avere sempre le mie ciabatte vicino. Dicevo, abbiamo preso questo vaso qui perché Fede vuole da un sacco di tempo, ve l'avevo già detto forse, non mi ricordo, una pianta che si chiama Sansevieria. Quindi abbiamo visto questo vaso, gli ho detto secondo me è perfetto perché quella è una pianta che cresce in altezza e qui ci sta proprio precisissimo. E quindi domani andiamo a comprare la Perché Sansevieria. la regola in questa casa è solo piante grasse, solo piante autosufficienti. Sì, piante facili da gestire più che altro. Perché con le piante che sono abbastanza facili da gestire me la cavo comunque abbastanza bene. Cioè questa ha un sacco di tempo, vabbè, ha delle foglie un po' andate perché io ho messo troppa acqua l'ultima volta, quindi si sono un po' bruciate. Però comunque crescono bene, cioè crescono tanto. Questa aveva tre fili, cioè riesco a cavarmela con quelle fatte così. Qui c'è la friggitrice ad aria, appunto presa su Amazon, marca Cosori. Boh, non lo so, che Cinque proviamo per domani. E
Ed infine, non so se vi ricordate, ma nelle storie un sacco di tempo fa da Maison vi avevo fatto vedere che Fede aveva addocchiato questo coso assolutamente inutile, che però gli piaceva tantissimo. E adesso l'abbiamo trovato al 50% di sconto Bimbo felice. e gliel'ho preso. Cioè, gliel'ho preso, se l'è preso da solo, però mi ha convinto, dai, stavolta. Cioè, io non faccio in tempo a spostarmi. E lei dov'è? Sopra le mie ciabatte. Perché sei sopra le mie ciabatte? Dimmi, cara, ti manco così tanto che non puoi starmi lontana neanche per dormire. Questi occhietti. Stiamo facendo gli impacchi con la camomilla perché me l'ha suggerito la veterinaria. E in caso se non riusciamo a far andare un po' via questa lacrimazione, mi ha detto che ne riparliamo a fine mese. E la signorina non vuole essere spazzolata perché ha paura della spazzola. Quindi dobbiamo trovare una soluzione anche a quello. Fallimento. Allora, le uova, una è troppo cotta, l'altra non lo so, secondo me è troppo cruda. E la friggitrice d'aria sta ancora andando perché la verdura non è ancora crudissima, quindi vediamo. E qui abbiamo il risultato di zucchine e peperoni. Bisogna capire prima come si usa quella cosa, però vabbè, almeno sono mangiabili. Già per la prima cosa. Le aveva detto i suoi ammalati tempo fa, ha detto Buongiorno, buongiorno a tutti. Spero stiate bene, abbiate passato un bel weekend. Noi ieri siamo andati a trovare il fiocco. Vabbè, vi ho fatto vedere che ho fatto le verdure dentro nella friggitrice ad aria, ma non è andata molto bene questa cosa, quindi devo assolutamente imparare a usarla. E poi siamo andati a conoscere il fiocco, che è il cane dei genitori di Fede. È andata benissimo. Perché finalmente ha capito che, cioè, il fiocco è stato bravissimo, super tranquillo, quindi lei non si è preoccupata, è andata libera. Quindi, insomma, vabbè, non è che abbiano proprio giocato insieme, nel senso, tra di loro, anche perché il fiocco è tipo 4 volte più grande di lei, anche se il fiocco è un cane di taglia comunque media, quindi cioè non è un cane grosso, però lei comunque è intimidita, cioè lei è minuscola veramente. Però sono andati molto molto d'accordo. Adesso è lunedì mattina e appunto adesso finisco di editare il vlog e poi mi metto a fare qualche lavoro di là. Vedete che luce stupenda che c'è oggi? C'è un sole pazzesco. Non so se faccia freddo o no, però mi sembra una gran bella giornata. Quindi penso che andremo a fare un bel po' di passeggiatine, così ne approfittiamo del fatto che è una bella giornata. Qui di fianco a me c'è anche il pancake che non si fa mai vedere, ma solo perché non si fa prendere in braccio, se no ve lo farei vedere molto molto di più. Però anche lui è tranquillissimo. Bene, direi che vi salutiamo qui, vi auguriamo una bellissima settimana e ci vediamo nel vlog di settimana prossima e nel video che uscirà venerdì, che è quello che vi dicevo con Fede, in cui mi ha fatto la mystery box di Shein. Niente, ovviamente ci vediamo anche nelle stories su Instagram, quindi se volete vederci un po' tutti i giorni ci trovate lì. Ciao a tutti!